La pace dei santi sia con voi. Il 7 maggio la Chiesa celebra la memoria di Santa Flavia Domitilla, martire, vissuta tra il primo e il secondo secolo e di cui abbiamo poche informazioni. Da Eusebio sappiamo che Flavia, nipote di Flavio Clemente, uno dei consoli di Roma, per la sua fede in Cristo fu deportata a Ponza, dove dovette soffrire, secondo San Girolamo, un lungo martirio. Dione Cassio ci dice invece che fu moglie di Flavio Clemente e che perse la vita per la fede cristiana. Un'iscrizione conservata oggi nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo conferma queste ultime affermazioni, precisando che Flavia Domitilla era nipote di Vespasiano, padre di Domiziano, e che fu moglie di Flavio Clemente. Buon onomastico a tutte coloro che portano il nome di Santa Flavia ed auguri a quanti festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. E ora andiamo a conoscere un altro dei titoli con cui è venerata la Beata Vergine Maria nella Santa Chiesa Cattolica. Regina Cieli, Letare, Alleluia. Dal santuario della Madonna di Lourdes a Monguzzo, in provincia di Como, vogliamo oggi conoscere la Beata Vergine Maria quale sostegno e difesa della nostra fede. La Beata Vergine è donna straordinaria per la sua fede, è discepola che compendia nella sua vita la verità della fede, è madre che sostiene e protegge la fede dei figli. Donna straordinaria per la fede, Santa Elisabetta, madre del precursore, la proclamò beata poiché credette all'annunzio di San Gabriele Arcangelo. Per fede concepì il Figlio di Dio. Sorretta dalla fede, seguì Gesù e presso la Santa Croce sostenne e soffrì la morte redentrice del suo Figlio divino. Sotto l'impulso della fede, credette che egli sarebbe tornato da morte ed attese la venuta dello Spirito Santo. Discepola che riunisce in sé i dogmi della fede, la Beata Vergine, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, come insegna il Concilio Ecumenico Vaticano II, riunisce per così dire in sé e riverbera le grandi realtà della fede. La sua concezione immacolata mostra la libertà e la munificenza di Dio nell'eleggere gli strumenti della salvezza e della grazia. Il suo consenso all'opera dell'incarnazione salvifica indica il senso e la forma della cooperazione umana al piano divino di salvezza. Il parto virginale manifesta che Cristo è vero Dio e vero uomo. Sua vita santa ed immacolata e la sua condizione esistenziale di vergine, sposa, madre adombrano i lineamenti della Chiesa. La sua assunzione al cielo prefigura la futura gloria dell'uomo. Madre che sostiene la fede dei figli, la Santa Vergine Maria regna gloriosa nei cieli ed in modo misterioso opera sulla terra, mostrando ai suoi figli la via della verità. Perciò non di rado è avvenuto che quei fedeli nei quali si sono ininterrottamente conservati l'amore e il culto verso la Madre di Cristo, pur trovandosi privi di ogni aiuto spirituale, hanno tuttavia conservato integra la loro fede. La gloriosa Madre di Dio, che annienta le dottrine eretiche, schiaccia la potenza dell'errore e smaschera l'insidia degli idoli, già sin dai primi antichi è stata invocata dal popolo cristiano in difesa della fede. Chiediamo alla Santissima Trinità, per intercessione della Vergine Maria, che noi e i nostri fratelli perseguitati ed uccisi in nome della fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio di Maria, sappiamo essere
forti nella fede e camminare nella via della fede durante tutta la nostra vita terrena, senza cedere davanti alle prove e alle sofferenze sopportate per amore del nome del Signore Gesù.